questa recensione in orario serale, con un po' di buio, un po' di tepore, con questo freddo, è dedicata a un libro di Simenon, questo qui, Maigret e il produttore di vino. È uscito da poco, molto bello come spesso i testi di Maigret. No, però mi interessa raccontarlo per un motivo semplice, perché il protagonista negativo, cioè la vittima in questo libro, è veramente quello che noi possiamo definire con parole alate un pezzo di merda. Un uomo ricco, il produttore di vino, che ha fatto tanti soldi e che a un certo punto è talmente spregevole perché i soldi li ha fatti truffando sempre il prossimo, truffando tutti quelli che ha incontrato, truffando i suoi lavoratori, i suoi impiegati. C'è qualcosa che mi sembra di riconoscere in questo personaggio, in questa personalità così schifosa. Va letto perché è bello, perché veramente in questo momento, in questo libro, in questo giallo, uno percepisce la vittima come dire, come una vittima necessaria e l'assassino come una vittima dello spregevole. Ma era interessante anche quello che c'è scritto dietro. Spero che questa lettera non si perda. No, questa è la cosa di questo qui. Quell'uomo era un farabutto, gliel'ho detto e lo ripeto, perché a un certo punto l'assassino scrive a Maigret e spiega di che stiamo parlando. Pronto a sacrificare chiunque alla sua ambizione, alla sua mania di grandezza, tanto che mi chiedo se in fondo non fosse pazzo. È difficile credere che un uomo sano di mente possa comportarsi come faceva lui. Nei rapporti con le donne prevaleva il bisogno di infangarle. Voleva possederle tutte, ma per svilirle e sentirsi superiore. Del resto si vantava delle sue conquiste senza preoccuparsi della loro reputazione. Questa è un bel Maigret dannata che ci riporta di colpo ai tempi nostri. Quanti arricchiti, schifosi abbiamo conosciuto negli ultimi anni? Quante persone così spregevoli incontriamo per strada che hanno fatto due soldi e si permettono di rendere questa società più brutta, di far tutto più brutto, di infangare tutto con la loro miseria morale, etica, culturale, intellettuale. Dobbiamo fare molto per questo nostro paese, per risorgere da questa miseria.